E in questo caso la canzone è ispirata a una storia, che ha coinvolto anche il Lago Maggiore, nel senso, non so se avete mai sentito parlare del Cacciatori di anoressiche, o se avete letto il libro Il Cacciatore di anoressiche. Allora, è una storia tremenda. Un uomo di Brescia, se non ricordo male, che si chiama Marco Mariolini, ha scritto questo libro autobiografico, intitolato Il Cacciatore di anoressiche, in cui dichiarava, negli anni 90 è uscito, dichiarava di essere affetto da questa patologia, per cui lui era irresistibilmente attratto verso le donne scheletriche. E racconta nel libro di aver conosciuto questa ragazza di Domodossola, nella nostra provincia, che si chiamava Monica Calò, e attraverso un annuncio su un giornale. Lui ha messo questo annuncio dicendo: cerco donne scheletriche. Lei ha risposto all'annuncio, è chiaro che, vuol dire, già la relazione parte in un certo modo, e quindi è nata appunto questa relazione malata in cui lui voleva portarla di fatto alla denutrizione, cioè lui voleva portarla al peso di 33 kg, che è il limite della sopravvivenza umana per una persona adulta sostanzialmente. E una notte, quindi c'è tutto un percorso, insomma, di lui che la porta al ristorante, la umilia davanti a tutti, no? Cioè, cose abbastanza pesanti. C'è anche un film che si intitola Primo Amore, che parla di questa storia. E lei, una notte, si ribella, tira una martellata in testa all'uomo. Lei ha dei problemi con la giustizia dopo questo fatto. La relazione si interrompe. Lui esce con questo libro e nel libro dice: io prima o poi la rincontrerò e se nessuno mi ferma, la ucciderò. E evidentemente nessuno. Ah, o nessuno ha letto il libro, o nessuno ha preso sul serio quello che c'era scritto nel libro. Di fatto, nel 1998, sulle rive del Lago Maggiore, ci sono dati appuntamento. Lei ha accettato di partecipare a questo appuntamento ed è stata la sua ultima serata. La canzone parla di questo, si intitola Senza alcun peso. I'm